Le autorità coloniali dei porti di Catania e di Augusta hanno raccomandato a tutto il traffico nelle vicinanze di prestare adeguata attenzione nei prossimi 10 giorni, durante i quali la NATO simulerà varie battaglie navali nel Mediterraneo. Ospitata dai porti italiani di Catania e Augusta e dalla base aerea di Sigonella, ha appena avuto inizio la mega esercitazione della NATO denominata Dynamic Manta 2023. Impegna sottomarini nucleari, cacciabombardieri, droni e unità marine da guerra di vario genere, compreso uno dei sommergibili turchi della classe Prevese, oltre a navi sottomarini italiani, greci e statunitensi. Verranno inoltre impiegati anche velivoli da pattugliamento marittimo dei paesi coinvolti: Canada, Francia, Grecia, Spagna, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Il comandante della nave, Carlo Margottini, ha spiegato alla stampa che le fregate europee, configurate come antisommergibili, sono all'avanguardia in quanto dotate di un doppio sonar. Il contrammiraglio Steve Mack, comandante delle unità subacquee della NATO, ha però spiegato che l'alta tecnologia non basta. Le esercitazioni congiunte sarebbero infatti necessarie per imparare a lavorare insieme. Rispondendo ai giornalisti, l'alto ufficiale ha precisato che la minaccia in questo momento è molto reale e il messaggio che l'Alleanza Atlantica intende mandare è forte e chiaro: la NATO è pronta. La pensano diversamente i cittadini siciliani, ma ormai è chiaro, la sovranità non appartiene al popolo. Jeff Hoffman, TG Sole 24.